Ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi parliamo di un capo di abbigliamento non semplice da indossare, i capi in pelle o ancora meglio in ecopelle, e ci vengono in aiuto i look delle principesse e delle regine. La regina assoluta dei capi in pelle è Letizia di Spagna, che riesce a mixarli in modo sempre elegante e all'altezza del ruolo che ricopre. Un'altra regina amante dei capi in pelle che sa mixarli in modo romantico ma sempre grintoso è Rania di Giordania. A differenza delle due regine, la duchessa di Cambridge non ama molto i capi in pelle, infatti è difficilissimo vederla indossare un capo in pelle o in ecopelle, soprattutto dopo il matrimonio. Ma vediamo 5 consigli estrapolati proprio dai look delle principesse e dalle regine da tenere in considerazione quando vogliamo indossare dei capi in pelle. La pelle di colore nero è la preferita da principesse e regine, sia per un fatto di semplicità nell'abbinare il colore, sia anche per un fatto ottico. Infatti, il nero, come è solito dire, sfina. Quando indossiamo capi in pelle, essendo molto impegnativi, dobbiamo ridurre al minimo l'uso di gioielli. Pelle fa rima con tacco, infatti quando indossiamo un capo in pelle, soprattutto nella parte inferiore del corpo, dobbiamo indossare i tacchi perché la pelle non è generosa per quanto riguarda le forme e i difetti. Come ci insegnano le nostre nobili, mai indossare dei total look in pelle perché sembra che siamo appena tornate da un motoraduno e non è molto elegante. L'ultimo consiglio è anche il più importante, infatti per abbinare in modo elegante dei capi in pelle è importante il gioco dei tessuti, infatti i tessuti abbinati ai capi in pelle devono essere molto leggeri, quindi cashmere, seta, tessuti leggeri che vanno in contrasto con la pelle. Ma facciamo una veloce analisi proprio dei capi usati dalle principesse e dalle regine e iniziamo con il capo Calt, il chiodo. Per le occasioni informali, le principesse e le regine, oltre ad indossarlo con i jeans, lo mettono anche con dei pantaloni dai colori neutri. Indossato sopra abiti corti o lunghi per la sera, fa sì di avere un look molto più grintoso e glamour. L'alternativa più elegante al chiodo è la giacca in pelle. Un capo molto difficile da indossare, ma sicuramente che dà grinta al look, sono le maglie in pelle. Anche qui ci viene in soccorso Letizia di Spagna per creare dei look giusti e comunque eleganti. Passiamo alle gonne, dove la lunghezza suggerita sempre dalle principesse e dalle regine è poco sopra o poco sotto al ginocchio, possibilmente a tubino e a vita alta, così slanciano la figura. In alternativa ci sono le gonne più ampie in fondo che sicuramente sdrammatizzano la pelle. Stupendo l'effetto finale della gonna di Rania di Giordania plissé in pelle con sotto del tulle. Per quanto riguarda i pantaloni, sicuramente i più famosi sono gli skinny, quindi pantaloni estremamente stretti. Purché sopra si indossino dei capi lunghi e non di pelle. Come possiamo vedere dai look delle principesse e delle regine, gli skinny in pelle non hanno mai orpelli, sono già troppo da soli. Un'alternativa valida sono i pantaloni culotte, meno impegnativi e nascondono anche qualche chilo di troppo. Mi raccomando, sia per i culotte che per i pantaloni skinny, colori molto scuri, possibilmente il nero. Solo lei poteva usare tanto ed essere comunque perfetta. Ma arriviamo agli abiti, tostissimi da indossare. I migliori sono quelli a tubino, lunghi più o meno fino al ginocchio. Gli abiti in pelle o decopelle con la gonna svasata sono davvero difficili ed è facile avere l'effetto sacco della spazzatura. Per vedere tutti i look di principesse, regine e nobili con capi in pelle e prendere spunto da loro, vi consiglio di dare un'occhiata al mio blog www.thequeeg.com. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!